benvenuto in questo nuovo video Svuota la spesa. Allora, siamo andati da MD Sisa e acqua e sapone lo lasciamo per l'ultimo e ho comprato sia io che mia madre. Ti mostro la spesa che ha fatto la mia mammina. Saluto voi. Salve. Allora, iniziamo da Sisa per un prezzo totale di 29,98 euro, cioè 30 euro. Parliamoci chiaro. Eccolo qui. Ok, prego, ma. Grazie. E iniziamo subito dai cornetti classici, che sono un classico del 2, vero, ma? Ok, quanti? 2,49 euro. L'uno. Sì, certo. Poi miglior gatto. Croccantini. Sì. 99 centesimi. Questi hanno più o meno sempre lo stesso, cioè sempre lo stesso sempre prezzo. Infatti. Lo yogurt milk. 1,89 euro. Ma non è uno yogurt, è da bere. Sì, sì, sono quelli... L'abbiamo fatti vedere più volte. Sì. Sì, sono dei drink che fanno bene per la flora intestinale. No, questo è un altro, il colesterolo. Ah, ora. Sì, cioè, sono due tipi. Quello che hai detto tu è questo. Vabbè, il colesterolo, appunto, per il colesterolo ancora meglio. Meglio. Base l'età. Poi abbiamo una novità, che questi io l'ho visto in televisione, non so te, magari scrivimelo nel tuo commento se già l'hai provati, se già l'hai comprati oppure no. E sto parlando dei biscotti semplicissimi Doria al cacao e latte. Questi non contengono, ah no, sono fatti solamente con farina, stavo dicendo non contengono, e vabbè, con che cosa erano fatti, vabbè, non ci fare caso. Con farina, zucchero, burro, uova fresche, lievito per dolci, sale, cubi, quanto basta. E latte fresco, cacao magro, come vedi. Mai provati. Confezione, no, mai provati, come te l'ho detto. 1,89 euro. E questi, anche un buon prezzo. Qua c'è scritto, versione una ciotola setacciata assieme allo zucchero, un pizzico di sale e cacao amaro. In ultimo aggiungi... Ah, praticamente ti danno dietro, c'è la ricetta per rifarli a casa. Sì. Tu li puoi fare, di sicuro. Vero? Sì, bene. Te la lascio allora per farlo tu. Dietro c'è la ricetta, ragazzi. Cioè, praticamente loro ti dicono come si fa. Forte come cosa. E poi qua, da buoni, un buon prodotto, ti dà gli ingredienti e non c'è di palma, perché io oggi, tu devi sapere che stavo per prendere delle barrette proteiche, quindi per fare merenda, i frutti rossi, non mi ricordo di che marca era, perché io ho la memoria molto labile, comunque c'era scritto che era senza olio di palma, vado a vedere negli ingredienti che tra l'altro erano nascosti e c'era, quindi attenzione, leggeteli sempre gli ingredienti, a prescindere se c'è scritto qua senza olio di palma. Poi La carta assorbente cucina, sì. Questa è della Smile. Che carino, questo è un procione. Sì, 100% pure cellulose, vabbè. 4 ecco, rotoli. Ah, ecco la fantasia a fiori. Bello. 4 rotoli. 4 rotoli, 99 centesimi. E diciamo è conveniente, ottimo. Infatti l'ho presa anch'io. Però non ti faccio vedere la mia spesa perché sono due cose sempre le stesse, quindi non ha senso. Poi i pelati Polpa Bella della Star. Con questi, mamma, è vero che ti trovi bene? Molto, perché sono molto morbidi e riescono a essere passati molto bene al setaccio. Sì, al setaccio per il sugo. Ottimi. Ottimo. Quanto? Star Polpa Bella 1,69 euro, ed è di Mark, quindi ci sì, sta, no. Ci sta, viene un ottimo sugo. Tu quindi oggi consigliato, l'hai mangiato? Consigliato. Poi mia madre ha voluto comprare questo set di asciugamani per il bagno, che ora li apriamo. Sono una tinta lilla, sì, glicine, un glicine, sì,
è grigio, i colori a me non piacciono, devo essere sincera, però ce n'hanno solo questi. Li apriamo e sono in cotone. Cotone, certo. Belli. E c'hanno questo bordino qua così. Tra l'altro c'è anche quello piccolo. Ah, il piccolo, il bidet. Per il bidet. Ma dai. Cioè allora, che fosse devi dire un asciugamano, cioè due insieme. Allora, è una cosa bella notizia. E qua, scusami. Due pezzi. Quanto l'hai pagato? 1,99€. Cioè praticamente mia madre con quattro asciugamani. 2€. 2€. 2€. Se ne è fatta da casa 4. Pensavo fossero appunto due, ma ottimo affare. Poi spugne della Viledo per lavare i piatti. Sì. Ma sti pantaloni dove le prese? 0,99€. Ah, nel no, quando siamo andati a Ragusa. La mette. Sì. Che bel colore che hanno sempre, questa confezione fucsia. Sì, lei la mette. Erano solo quelle della vita. Sì, lo so. Però è sono un bel delle colore. Belle lamette, infatti. Sì, però non mi piace. Come io l'ho provata molte volte. Giusto, è Big Easy, sì. Questo qui come genere di lamette. 1,29€. Dado sì. Star. 10 all'interno. 1,15€. Sì. Fagioli borlotti, Sisa. Quanti ne hai preso? Due. Confezioni. Due confezioni, fagioli, sì, borlotti. 0,49 centesimi. Mm-hmm. Poi, una lampadina. Led, sì. 2,29€. Ed in ultimo, per quanto riguarda la spesa Sisa, abbiamo una novità. Sì. Io appena l'ho visto e appena vedo cioccolato, vedo. Ho preso questo qua della Linde al 72%. Un nuovo formato. Sì, sì, è nuovo questo. Non l'ho mai visto, Linde. E poi, sempre della Linde, c'è questo qua che piace a mia sorella. Cookies. Latte. Latte cookies. Anche se mia sorella vorrebbe. Appunto, però ci sono i gelati. Cookies. Sì. 1€. Ciascuno. Un pochino cariccio. Però. È Linde. Però è Linde. Chi se ne frega. Mentre da MD sempre là più o meno pochi centesimi, pochi euro in più, 30€ e 88 centesimi. Eccolo qui, vai. Ma mi devi passare sì le cose perché io sono lontana chilometri anni luce. Zucca che io amo, adoro, io in questo periodo mangerei solamente zucca. C'è chi la odia, io la amo. Stasera mia madre mi fa il risotto. 1,99€. E ce ne sono tre pezzoni. Sì, esatto. Tre pezzoni. Poco. Vabbè, MD sappiamo. Esatto. Allora, poi abbiamo la carta igienica Flow. E ce n'è dentro, quanti ce n'è? 8 rotoli. Non troviamo la carta igienica. Ed è un problema, sì. Perché? Non la vedo. Eccola qua, 2,79€. Pensavo costasse di meno. Ce ne sono, scusa, posso dire che ce ne sono tanti tipi di carta igienica, ma questa è ottima. Sì, sì. Sono tanti tipi di veli molto, molto spessi. Spessi, sì, esatto. La consigliamo. Esatto, sì, la consigliamo, esatto. Rosmarino, ne hai presi due? Sì, ho preso uno di rosmarino e un altro di prezzemolo. Ah, ok. E tutte e due costano 0,89 centesimi. La besciamella. Allora, della besciamella, se ti interessa, sul canale, lo metto di qua che mi viene meglio, sul canale trovi già la ricetta per prepararla in casa, senza burro. Quindi se ti interessa clicca qui in alto nelle schede e accederai direttamente alla preparazione. 0,89 centesimi, non è cara comunque perché è un'ottima quantità all'interno, sì. Ed è buona. 2. No, e devo dire anche che stranamente è una... Sì, non fa male. Infatti. No, infatti contiene come ingredienti latte intero, panna, farina di grano tenero tipo 00, anche se non amo la farina 00, vabbè, e amido modificato di tapioca e sale. Sì.
non c'è né olio di palma, né olio di colza, né di qua, né di là, perché in alcune besciamelle mi pare che ce lo mettono pure. Sì, assolutamente, sì, in base al tipo. Quindi, ottimo. No, è ottimo. Ottimo. Per chi non sa fare la besciamella, purtroppo. Però è facilissimo, veramente. Sì, tu hai dato i consigli. È una cretinata. Allora, poi la mozzarella, sì, una confezione d'accordo, da 4. Questa la prendo anch'io, tu lo sai. Mi hai consigliato tutto. Sì. 2,09 euro. Però questa è perfetta per pizza, per tutto. Le carote, sì. 0,99 euro. Mazza, ma oggi sei velocissima. Un chilo, sì, vero? Che è successo? Ah, non lo so. Perché intanto che tu parli io cerco. Che oggi è diventato ormai... Esatto, aspetta. Poi... Due di, mamma, questo qua che formaggio è? Nasdanner. Ma che cos'è? Buono. Con i buchi, morbido. Formaggio con i buchi, morbido. Io non me ne intendo perché io sì, non mangio, non mangio formaggi. Io sì, perché sono del nord e amo molto formaggi. €1,59. Poi abbiamo sale marino grosso e sale marino fino. Entrambi costano 0,17 centesimi. Questi sono i bagiti. Arachidi. Gli arachidi. Bagigi, arachidi. Io li chiamo in friulano Bagigi. Ecco, ma anche la nonna la chiamava Bagigi. Certo, la nonna abitava in Friuli, anche se era siciliana. Sì. Mia nonna le chiamava Bagigi questo. Io sono andata in Friuli e le chiamo Bagigi ancora oggi. Quanto? 1,99 euro. Poi sacchetti freezer. Ce n'è 50 all'interno e li compro anch'io questi. Sono di buona qualità. Continua a parlare perché non lo trovo. Dai mamma, ce la puoi fare. 0,50 centesimi. Visto che ce l'ho fatta. Poi abbiamo il grappolo d'uva. Due, anzi ne hai presi. Ne ho presi due. Uno, 1,11 euro. Abbiamo poi le banane. 1,10 euro. Poi DAT 5, sono quelli per il VC. Mia madre dice che si è trovata bene. Io una volta avevo preso sempre all'MD un profumatore per VC domani piove. Io quando balbetto è sempre così. E non è andato bene. Mia madre però dice che con questo si è trovato bene. 1,69 euro. Profumano. Sì, moltissimo. Vero. E questi contengono acqua blu, schiuma attiva, formula anticalcare e durano con molto. Candeggina. Esatto. Anche. Sì, sì. E durano tanto, perché sì, sono due formule, una di un tipo e una di un altro, e le unite insieme. Ah. Quando finisce una rimane l'altra. Interessante, vabbè. Poi in caso se mi passa per la mente li prendo pure io. Mia madre si è capito che deve fare il pasticcio. Le lasagne al forno. Vabbè, si chiama pasticcio. Io lo chiamo pasticcio. Sì, lo so. Sempre giù là. Se no non capisco. Sì, no, si parla delle lasagne al forno. Esatto. Mamma, no, dobbiamo girare la ricetta delle lasagne al forno. Sì, quando lo faccio sì, viene bene. Viene molto bene. Si può fare in vari modi. Mia madre fa le lasagne al forno proprio in modo semplicissimo, con queste già pronte. Poi... Però gli vengono benissimo, ecco. 0,99 centesimi. Pasta reale, infatti mia madre ha preso la combo. Besciamella. Esatto. Io l'ho capito dagli ingredienti. Poi, infine anzi, il grana padano. Quanto ma? 1,99 euro ciascuno. Però ma è il grana. È il grana, quindi ci si può mangiare e grattugiare. Adesso andiamo con acqua e sapone. Acqua e sapone. Ma ho finito di fare lo scemo. Totale complessivo 25,52 euro. Questo è lo scontrino di mia madre. Che tra l'altro c'è da dire che mia madre mi ha comprato due cosine che sono nel suo scontrino, perché io la prossima settimana, anzi tu vedrai il video durante la settimana in cui farò il compleanno, quindi giovedì io faccio il compleanno. Il 14 novembre faccio il compleanno. Di conseguenza, tu mi sembra che lo vedrai lunedì questo video. Di conseguenza, mia madre ha detto ti compro qualcosina, ma ho preso queste due cosine.
prima vediamo quello che ha preso lei e poi aggiungiamo le cose, quelle che mi ha preso sempre mia madre. Due spazzolini Mentadent. Sì, 0,69 centesimi. Poi il sapone Dermomed. Grande, abbastanza sì. Grande. Con i e questo è zero parabeni, peg, coloranti e siliconi, cioè senza niente, musco bianco. 0,99 centesimi. Ottimo prezzo dato che è un bel barilone. Oh, poi abbiamo 5 Super 5. Mamma, tu hai cambiato? No, loro hanno cambiato. Ah, sì? Sì. Hanno perché la confezione era rossa. Esatto, bravo. Vedi che te lo ricordi. E questo è invece è lo stesso tipo. Trasparente. Sì. Ed è lavapavimenti, pulivetro, esatto. Mobili, deodorante e protettivo legno. Sì. Profumo di talco. Sì, 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 5 sì. In 1, infatti. Infatti. Mi trovo benissimo, lo ripetiamo di nuovo, ecco. Già l'hai fatto vedere questo prodotto, 1 euro ed è diminuito anche come prezzo, 1,75 euro, costava tempo fa più di 3 euro. Mazza, quindi conveniente. Spegnato. Lo shampoo dell'equilibrio all'aloe. 3,40 euro. Allora, quello che mia madre mi ha regalato è un rossetto famosissimo della Maybelline New York. Super Stay Matte, e ora lo provo per vedere come mi sta, anche se col verde non ci sta proprio bene, completamente. Comunque è un viola scuro e io spero che risulti così, perché molti cambiano quando sono sulle labbra. 45 è il numero. Dico il prezzo? Sì. È 11 caro. Euro. Cavolo. Bello caro, speriamo ne valga la pena, ma io dalla recensione che io, perché io prima di comprare guardo, leggendo le recensioni so per certo che è un buon prodotto, che resiste anche. È per il tuo compleanno. Un vecchio ragazzi, un vecchio. Finalmente l'ho aperto perché l'hanno sigillato talmente bene che... Ora che se lo portassero via. Sì, guarda qua che c'è, che bello. Proviamo subito. Questo è il risultato. Non so, calcola che non sono truccatissima, cioè non sono truccata proprio. e quindi mi sta... Sembra un po' mortissima. Boh, non lo so. Scrivimi poi nel tuo commento se secondo te mi sta bene o secondo te mi sta una ciofeca. Fammelo capire. Con una valutazione da 1 a 10. Da 1 a 10. Quanto mi dai tu, ma? Da 1 a 10? Io sono tua madre, non sono obiettiva. No, dai, veramente. 7. Perché? Perché tu sei molto chiara. Forse se tu fossi più truccata, col un trucco, altro abbigliamento. Trucco viola. La maglia non sta bene con questo colore. È normale. Sono tante cose. Esatto. Può essere anche questo, assolutamente. Dico, dobbiamo vedere poi... Attenzione. Mia madre mi ha comprato, poi lo vedrai sull'altro canale, due cose di questo colore, perché io oggi avevo la cosa di comprarmi di questo colore e quindi ci sta bene, però c'è da vedere tutto nell'insieme, esatto. Così no. Sta una schifezzina, può dire, può dire. Tutto l'insieme che fa anche il rossetto, non è soltanto il rossetto, ci vogliono tante cose. Ci vuole il trucco viola. Tante cose. Ci vuole il trucco viola. E a proposito ancora di trucco, abbiamo la matita nera perché mi era completamente finita, perché io l'ho usata tantissimo per i make-up di Halloween sul mio secondo canale, Irex in the Wonderland. Se ti interessa ti lascio il link qui in alto. E ho fatto la zucca, ho fatto lo scheletro, mamma, mia madre si è impressionata. Direi. Quale ti ha impressionato di più, ma? Sinceramente... La vampira. Esatto, con gli occhi rossi. Sì, sì, quella mi ha un po' sconvolto. Il periodo era giusto, la maschera pure. Non ci sono abituate. Allora, e questa è di che marca? Aspetta, Maybelline, sempre Maybelline. Sempre Maybelline. 7 euro. Io per una matita, io non sono fan del make-up, perché dico, questo 11 euro per me è caro, come per me è caro una matita nera, 7 euro, ed era la più economica, ed era la più economica, cioè, tarati, cioè 4 euro, 3 euro una matita nera,
secondo me il prezzo è, a prescindere che se sia Maple in New York o Ciccino Cuoricino, per me è così. Poi scrivimi quello che pensi. Per quanto riguarda invece quello che ho preso io sempre da questa Pollen, ho speso 10,24 euro. Dischetti Cotoneve 0,99 centesimi. Poi mi era finito l'olio di mandorle dolci per il corpo. Un buon prezzo. Sì. 3,30 euro. E ho preso questo dell'Omnia Botanica. Comunque devo dire che il rossetto un pochino impiccica, ma perché si deve ancora impasta, sì, asciugare. Certo. Poi naturalmente i contorni sono fatti a mo' di cavolo, perché ci vuole la matita. Però a me mi sta piacendo, forse mi devo abituare. Sì, sì. Questa. Certo, è particolare come rossetto. Io lo cercavo scuro perché ce l'ho tutti rossi, certo. Fucsia, rosa. Cercavo così io. Poi. No. Dixan Duo Caps. Sì, e ce n'è 30. €3,80. Un buon prezzo per essere 30, sì, sì. Capsule di A differenza delle Lush, queste sì. Mia madre mi aveva detto che erano pure ottime, ottime. Sì, sì. Ed è per questo motivo che l'ho voluta comprare e provare. Speriamo in bene, sì, io credo. Sì, sì, assolutamente sì. Quindi multicolor. Per i capi colorati, sì. Queste. Quindi il video termina qui. Se sei arrivato fino a questo momento, scrivimi nel tuo commento, oltre a tutte le cose che ti ho chiesto, anche qual è l'ultimo prodotto che ti ho mostrato. Tanti saluti e baci. Mandi. Mandi. E ci vediamo ad un prossimo filmato. Ciao.